65 appuntamenti culturali ed intrattenimento in sei settimane d'estate trasversali ad ogni fascia d'età. Riparte il programma della rassegna fra borghi e quartieri in cui teatro dialettale, letture, concerti o appuntamenti di giocoleria vanno ad animare ogni rione pesarese con un programma concentrato sulle giornate feriali. Una richiesta di iniziative ragionate con i quartieri, per i quartieri e per i borghi con la finalità soprattutto diciamo, al di là del weekend, che a volte è sempre troppo carico di iniziative per cui magari normalmente ci si riversa in centro al mare, ma offrire alle famiglie non solo un programma dal lunedì al giovedì, con qualche naturalmente eccezione anche sul fine settimana, ma probabilmente durante la settimana per poter vivere il proprio quartiere o scoprire altri quartieri della città, perché diciamo, non si conoscono più i quartieri della città come una volta, c'è cioè meno abitudine a spostarsi, anche tra ai più giovani e non solo, quindi è anche un modo per scoprire attraverso un contenuto anche la bellezza di un luogo o la specificità di un, di un quartiere rispetto all'altro. Abbiamo eh, i burattini di Renzo Guerra, abbiamo spettacoli di giocoleria, bolle di sapone e magia. per i... Più piccoli, ma eh, naturalmente anche per le famiglie: letture per bambini ma anche letture per grandi, eh, walkscape, eh, camminate esperienziali, quindi queste passeggiate insieme ad una guida eh, che spiegherà e racconterà quello che si sta vedendo durante il, il percorso. Eh, abbiamo altre iniziative tipo presentazioni di libri eh, o eh, cose dialettali che sono sempre molto seguite e, e molto esilaranti come Franca Mercantini, eh, Simone Garben Morotti, e qualche festa di quartiere e anche qualche... Ehm... Diciamo fuori programma, eh, il 24 per esempio agosto avremo a Novilara l'osservazione delle, eh, delle stelle dal castello. L'intrattenimento varia dalle, dagli adulti ai più piccoli, tanti sono infatti gli appuntamenti pensati per i bambini dai tre anni ma anche più piccoli in su, pensati in autonomia o anche insieme alle loro famiglie, è sempre un momento prezioso poter passare del tempo insieme alle proprie famiglie, un tempo buono attraverso attività che possano goderne anche durante l'estate.